Ivrea, quartiere Castellamonte. Welcome to my house. Benvenuti a casa mia. Volete visitare alcune case di architettura privata realizzate dalla Olivetti per i suoi dipendenti? Vi interessa dare uno sguardo all'interno degli spazi che omaggiano l'architettura razionalista e che oggi come allora testimoniano il pensiero illuminato di Adriano Olivetti? In queste settimane di fine settembre è possibile farlo, con la collaborazione dei cittadini proprietari, all'interno del programma del Festival dell'Architettura che la città di Ivrea organizza in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali. Al quartiere Castellamonte, in quella che negli anni 40 nacque come casa per famiglie numerose, ci accolgono Monica e Arianna, in uno spazio dove la luce vince su un arredamento curato nei minimi dettagli, con bei pezzi di design, le sedie tonè, la stufa in ceramica di Castellamonte, le poltroncine da ufficio dell'Olivetti. Ed è un piacere aprire le porte al pubblico, far vedere dove viviamo, come viviamo, in un'architettura razionalista bellissima. E noi all'interno abbiamo cercato anche di creare e ricreare questo ambiente molto razionale come la casa lo è al di fuori. Abbiamo visto che avete mantenuto molti dettagli originali degli anni 40, gli anni in cui questa casa è stata costruita. L'avete fatto anche per un omaggio a Olivetti, immagino. Sicuramente, a parte la bellezza di questi particolari, come avete visto, ma anche un omaggio, era un peccato toglierli. Quelli che abbiamo potuto conservare, abbiamo conservato tutto laddove era possibile. Tanti dettagli originali conservati nella struttura su tre piani, che per due fine settimana, insieme ad altre di diverse tipologie, si può visitare ogni 30 minuti nell'asse di Via Iervis, prenotandosi per tempo alla sede di Ivrea di Turismo Torino. Noi di Città Metropolitana siamo stati fortunati, abbiamo avuto una visita dedicata solo a noi. La città di Ivrea ha ottenuto di recente il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO per le sue architetture industriali. Per i cittadini eporediesi è tempo di riappropriarsi a pieno della memoria olivettiana, ma soprattutto di raccontarla al mondo. Io penso che gli eporediesi non si sono mai staccati da questa grande storia, sono attaccati giustamente, ma spero che sia un modo per farla conoscere al di fuori, sicuramente già conosciuta, ma ancora di più sicuramente.